Non c'è un attimo di sosta, lo si sapeva, sono già iniziate le prove per la prossima edizione, quella canonica di settembre della Giostra del Saracino, il programma domenica prossima, comporta Santo Spirito dunque che arriva a questo appuntamento con le due lance d'oro consecutive, l'ultima quella straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia. Ma proprio in occasione di questa giostra e anche ovviamente per la triste concomitanza con il terremoto si era sollevata proprio soprattutto ai social network la proposta, poi rilanciata anche dal sindaco di Arezzo, di devolvere una parte dell'incasso di sabato scorso proprio alle popolazioni terremotate. Lo abbiamo chiesto per capirne anche la tempistica al presidente dell'istituzione Giostra, Scortecci. Sicuramente è una cosa che va realizzata. Io ho già avuto modo di dirlo, il problema è che l'istituzione Giostra comunque di fatto è un ente pubblico, è soggetta a dei bilanci molto rigidi, a delle procedure molto rigide dove il Presidente non può decidere dall'oggi a domani di destinare risorse, perché tutto questo ho la sensazione che debba passare attraverso il Consiglio Comunale, dove non credo e non vedo ci siano problemi, ma noi dovremmo arrivare a un assestamento di bilancio, portarlo in Commissione Bilancio e poi in Consiglio Comunale. Secondo me si può fare e si deve fare, la politica tutta a 360 gradi ho visto che spinge in questa direzione, è un problema di tempi e io da privato sarei molto più veloce a prendere decisioni e a decidere di destinare un euro o un milione di euro, quello che sarà. Con il pubblico c'è delle procedure oltre le quali non si può derogare, perché oggi trovarsi indagati anche per finalità benefiche ci vuole poco. E quindi l'obiettivo è quello, ci stiamo lavorando, ormai aspettiamo dopo la giostra sono andato a fare un bilancio di assestamento con quelli che sono gli incassi delle giostre, quelle che sono le uscite e vedere quello che, anche perché noi bilanci non si possono portare in rosso per legge, quindi va capito da dove si può andare a riciclare queste risorse che è importante destinare, spero anche in tempi brevi, a chi è stato colpito dal sisma.